visto sfilare proprio all'inizio di questo grande gruppo, composto da tutti i commenti della sezione di Padova, anche il generale Rossi, comandante della Brigata Giulia, che abbiamo avuto proprio ospite del talk show che abbiamo fatto qui in Piazza Vittorio Emanuele II. Come vedete, la sezione di Padova non poteva non arrivare a questa adunata triveneta in piene forze e assolutamente numerosa. Sfilano veramente in casa e hanno lavorato in prima linea per la riuscita di questo evento in una terra, come abbiamo detto, magari non era abituata a vedere tante penne nere, ma che sicuramente da oggi si sarà innamorata anch'essa degli alini. E vedo che c'è Lucio Zanto, tra l'altro, proprio in mezzo al gruppo di queste maglie verdi. E io mi tuffo perché sto cercando qualcuno di Rovigo. Rovigo, eccolo qua. Siete di Rovigo, Rovigo. Ma cosa c'entrano i rodigini con gli alini? I rodigini sono un corpo, i rodigini sono i migliori. Ma perché? Perché dalla pianura, dal mare, vanno salgono in monte e vengono in alto. C'è ancora più sacrificio. Ecco, c'è ancora più sacrificio. Noi i veneziani dicono che diventare alpino è una fortuna per i veneziani, per i rodigini ancora di più. Di più. Siamo sempre nell'apice, la penna nera non la cambia nessuno. Sempre più alta. Sempre più alta. Grazie, buona sfilata. E allora grazie a Ciò che ancora una volta sfida il passo delle penne nere, che giustamente continuano imperterrite senza mai fermarsi in questa loro sfilata, e Lucio sta sfidando anche la proprio il di essere dalle penne nere. Vediamo proprio il gruppo di Teolo che solleva questo tricolore, mentre a suonare è questa volta il corpo bandistico della città di Lendinara. Si è distinto anche a livello mondiale con una presenza dello Schirolo come socio della provincia di Vicenza, che è il primo al mondo della disciplina dello Schirolo.